Bene amici, mi avete evocato per parlare di Titan 3 e non potevo che rispondere all'invito degli amici di Alkil, ma non starò qui a raccontarvi la storia dell'imbattibile Titan 3 perché credo che ci sia qualcuno che ve l'ha già raccontata, io ve l'ho raccontata tantissime volte e quindi vorrei soffermarmi su altro. Titan 3 è un'opera che ha funzionato pochissimo in Giappone. Nel 1978 non raccolse quello che forse avrebbe meritato e non rimase in linea numericamente con tutti i robottoni che l'avevano preceduto, ma forse, probabilmente, la forza della serie, di quel tipo di racconto andava esaurendosi. In Italia però fu tutta un'altra storia, perché in Italia arriva nel 1980, non andò mai sulle TV nazionali, ma nonostante tutto, pur girando sui circuiti privati, fu estremamente diffuso tra noi ragazzi di tutte le regioni e soprattutto grazie alla sigla che spaccava tantissimo. Tutti noi amavamo Aram Benjo, ma anche Beauty Reika e tutta la sua allegra brigata. Su cosa mi soffermerò in questo racconto? Mi soffermerò principalmente sulle leggende metropolitane, in gran parte tutte italiane, nate intorno a Titan 3. La prima, sul finale, che qualcuno pensa essere un po' troppo arraffazzonato, troppo frettoloso, e che non spiega e non sembra un finale classico come quelli che in quel periodo eravamo abituati a vedere, oppure sulla umanità o meno di Aram Benjo. E infine la terza, chi è Daitar 3 e che fine ha fatto la famiglia di Benjo? Ecco, io inizierei proprio da qui. La storia di Daitan 3 inizia con un giovane Benjo che scappa sulla Terra con tutto l'oro marziano e con questa arma, appunto il Daitan 3. Durante l'opera capiamo che Daitan 3 non è un semplice robot, ma è un prototipo meganoide. Questa cosa non la deduciamo da speculazioni che sono state fatte nel corso degli anni, ma viene fuori in una puntata dove proprio Aram Benjo presta una batteria del Daitan 3 a un meganoide morente e digli: guarda, il Daitan 3 è stato il primo prototipo di meganoide, utilizza questa fonte energetica per sopravvivere. In uno slancio d'amore di Aram Benjo nei confronti dei meganoidi, non ce ne saranno tanti altri in questa storia. E quindi la domanda che sorge spontanea è: dove sono finiti i genitori di Benjo? Perché la mamma gli dice di scappare con il fratello verso la Terra, il fratello non si vede mai se non in un flashback, ricordo, in una puntata dove poi appare insieme alla mamma trasformato in macchina. Che cosa è la speculazione su questo argomento? Ve la faccio veramente molto sintetica perché potremmo prenderci veramente tanto tempo per ragionare di tutto ciò. Qualcuno ha pensato che Sozo, e cioè il padre di Benjo, abbia creato i meganoidi dopo aver fatto una serie di esperimenti, o meglio, una serie di fallimenti. E in questi fallimenti probabilmente si giocò la famiglia. E l'odio profondo che ha Benjo nei confronti dei meganoidi probabilmente è collegato proprio a questo grande errore di questo grande scienziato che però, in nome del progresso dell'umanità, aveva completamente annientato, anche in senso fisico, la sua famiglia. E quindi questo ha fatto nascere la teoria della famiglia surrogata. Per molti, il Don Zauser nella versione originale giapponese non è altro che la versione meccanica del padre di Aram Benjo. Mentre invece Koros, che in alcune occasioni colta
da amore quasi materno, lascia stare, lascia libero Benjo quando avrebbe potuto schiacciarlo in un momento. Benjo sul finale non avrà la stessa delicatezza nei confronti di Koros. Per molti Koros potrebbe essere un adattamento della madre o la sostituta della madre, cioè un meganoide che si affianca alla Donzhauser, il meccanico Donzhauser, che dovrebbe avere il cervello, si vede anche nell'immagine, di Sozo Aran, sostituendo la madre di Benjo, che evidentemente è morta per alcuni. Per altri è proprio la madre di Benjo, e questo viene da un fotogramma della sigla di apertura dove si vedono Donzhauser e Koros che si allontanano e Benjo che gli tende loro una mano come per dire: vi voglio, dove siete, dove andate. È una cosa molto controversa questa e non trova spiegazione da nessuna parte, perché secondo me la serie è volutamente criptica da questo punto di vista. E quindi voi mi direte: che fine ha fatto il fratello di Benjo? Nessuno lo sa. Secondo alcuni, con grande fantasia, il fratello di Benjo non è altro che il Daitan 3. Il Daitan 3 potrebbe essere il fratello di Benjo, e in alcune scene, in alcune posture, in alcune espressioni facciali, quasi quasi il Daitan sembra un robot senziente. C'è sempre da considerare che il Daitan 3 è un'opera estremamente parodistica del genere mecha, e quindi questo potrebbe aver fatto in modo che nella storia, nel racconto, ci fossero queste parti dove il robot sembra sorridere o sembra in difficoltà oppure sembra impaurito. Ecco, questo ha potuto trarne in inganno qualcuno, non lo sapremo mai, anche perché il maestro Tomino non è mai tornato sull'argomento. Daitan 3 sembra quasi essere stato cancellato dalla memoria del maestro. La seconda questione che riguarda Daitan 3 invece è la questione dell'umanità di Aran Benjo. Questa è una cosa che ho sostenuto in maniera molto forte anche io, perché ritengo che nel racconto del supereroe Benjo ci sia qualcosa che non quadra. Molti dicono: vabbè, ma anche Kenshiro piega le sbarre con le mani. Ma Kenshiro vive in una realtà dove chi ha imparato a padroneggiare quelle tecniche è in grado di fare determinate cose. Aran Benjo è l'unico umano capace di fare balzi di decine di metri, resistere al freddo sotto zero, avere una forza sovrumana capace di piegare le sbarre di una prigione, rompere con la forza delle braccia dei blocchi quando lui viene legato a un tavolo per una ispezione, così, senza nessun tipo di potenziamento. Questo ha fatto nascere la teoria secondo la quale Aran Benjo non fosse umano, e per molti potrebbe avere due tipi di risposte a questa domanda. La prima domanda è quella che Benjo è il meganoide perfetto, cioè il capolavoro di Sozo, la realizzazione di un essere che in tutto e per tutto, coscienza inclusa, somiglia agli umani, ma non è umano, ed è talmente perfetto, talmente preciso, che egli stesso non riesce a capire di non esserlo. Questa è una fortissima posizione, contestata da tanti, sostenuta da altrettanti, che pone Benjo in una posizione diversa, ma che giustificherebbe in tutti i modi l'odio viscerale nei confronti dei meganoidi. Benjo stermina le creazioni del padre con un odio talmente forte, talmente profondo, che non può essere giustificato solo dalla protezione del pianeta Terra. È un uomo arrabbiato verso
chi lo ha creato. E quindi questa posizione cambia l'angolazione con cui si può guardare la storia del Titan 3, perché a quel punto è una macchina contro le macchine. E vi ricordo il finale, di cui parleremo dopo, è proprio così. Quando Aram Benjo si accorge di aver sterminato tutti, uccide Koros, la compagna del presunto padre, e dice: che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? A quel punto Aram Benjo non lo vedremo più, e non vedremo più neanche la squadra che l'ha sostenuto, che se ne va senza neanche salutare. Seconda ipotesi: vi ricordo che in pieno 1978 Yoshiyuki Tomino, oltre a lavorare e a completare la storia del Titan 3, lavora a un altro prodotto. Lavora a un prodotto che si chiama Mobile Suit Gundam. È un prodotto che cambierà il mondo e cambierà la storia di Tomino, perché gli darà quella celebrità mondiale assoluta che con le altre opere, Raiden, Zambot e Titan 3, non aveva ancora avuto. Quindi, mentre completa Titan 3, sta già lavorando a Gundam, e in Gundam viene realizzata una nuova umanità, i New Type, cioè i figli degli spazianoidi cresciuti sulle colonie spaziali per via di questo diverso ambiente nel quale nascono e crescono, diventano degli uomini con caratteristiche diverse, superiori all'umanità terrestre. Ora, Aram Benjo è cresciuto fino a una certa età, nato e cresciuto fino a una certa età su pianeta Marte. Ecco, potrebbe non essere una macchina, ma semplicemente un uomo che, nascendo e crescendo in un altro posto, con caratteristiche geologiche, fisiche diverse, potrebbe aver sviluppato delle caratteristiche molto avanzate rispetto all'umanità. E allora la domanda che molti si fanno, e che mi faccio io e che pongo a voi, magari saprete darmi una risposta, è proprio questa: in Aram Benjo, visto il parallelismo tra le due serie, che mentre una finiva l'altra doveva cominciare, secondo voi, e anche secondo me potrebbe essere un'ipotesi plausibile, Aram Benjo è in stato embrionale una forma di New Type che vedremo poi sviluppata in maniera importante nella serie Mobile Suit Gundam? Ecco, questa è la seconda ipotesi. Quindi, se da un lato Benjo potrebbe essere la macchina perfetta, dall'altro lato potrebbe essere un uomo potenziato con un'idea di Tomino che sarebbe diventata poi concreta in Gundam, che sarebbe uscito qualche mese dopo. A voi, diciamo, il giudizio su questa cosa. Chiudiamo col finale. Il finale ve l'ho già accennato. Perché la storia finisce così? Secondo alcuni, i compagni di Benjo lo abbandonano perché capiscono che questa guerra non è stata un modo per salvaguardare il pianeta Terra e l'umanità, ma è stata una vendetta personale. E se potete passarmi il termine, una sorta di genocidio, anche se si parla di macchine, i meccanoidi sono robot, perché Benjo distrugge tutti i meccanoidi fino all'ultimo, non ne lascia vivo neanche uno, distrugge tutte le creazioni del padre. Questa enorme cattiveria, che va al di là della difesa del pianeta, probabilmente colpisce tantissimo i suoi compagni, che alla fine decidono di abbandonarlo. Ma potrebbe esserci anche un finale molto 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 meno così complicato. Cioè, Aram Benjo non riesce a tornare perché il Titan 3, lo vediamo nella serie, non è fatto per il viaggio interplanetario. Per poter viaggiare da un pianeta all'altro ha bisogno di una nave di raccordo che viene distrutta nella battaglia finale. Quindi potrebbe essere che Benjo rimane solo, in solitudine, col Titan 3 sul pianeta Marte, e non avrà nessun modo mai più di tornare sul pianeta Terra.
ci potrebbe essere un'ultima ipotesi, che è quella del finale di del Batman di Nolan. Un uomo che finisce la sua battaglia, che sconfigge il cattivo e decide di cambiare faccia, usi e identità, e iniziare una nuova vita lontano da tutto e da tutti. E questa terza ipotesi, con quella finestra che si accende nella scena finale dell'ultima puntata, è quella che onestamente mi affascina di più. Lascio a voi le scelte di quella che più vi aggrada, ma queste sono le teorie che si sono sviluppate intorno a questa straordinaria opera. Vi lascio con una piccola curiosità. Il 3 giugno del 78 compare sugli schermi della TV giapponese Daidan 3. A fine luglio del 78 compare un'altra opera chiamata Daikengo. Molti, guardando queste due puntate, si saranno chiesti: ma com'è che questi due robot si somigliano così tanto e sembrano quasi fratelli o quantomeno cugini? La risposta è che lo sviluppo per questi due mecha è molto vicino, perché al centro del progetto c'è il grandissimo Kunio Okawara, che è stato il mecha designer di entrambe queste storie. Ecco, questo è un altro dei motivi per cui queste due opere, non a livello di racconto ma a livello di mecha, si somigliano così tanto. Un grande saluto, un abbraccio agli amici del Team Alkill, e noi ci vediamo quando vorrete alla prossima. Mazingo a tutti!